Oggi la nonna ti racconta come fare le cime di rapa affogate con aglio, olio e peperoncino. Metti una pentola piena di acqua sul fuoco senza sale e portala ad ebollizione. Pulisci la verdura, sfila le foglioline dal gambo e spezza i cuoricini, i boccioli. In questo modo sfrutterai tutto il mazzo di cime di rapa e di olio. Troverai tutti i dettagli di questa e tante altre ricette sul blog ricettario di Nonna Picetto, che si chiama Il blog di Picetto. Conserva qualche cuoricino con cui potrai fare la pasta successivamente. Nello scolapasta bianco vedi quelli che sfrutterò per fare le cime di rapa affogate, mentre nello scolapasta giallo ci sono i cuoricini veneri. Lava la verdura in più acque, almeno 3 volte. Metti in una padella ampia un filo di olio con il peperoncino a pezzetti e l'aglio tritato, a cui avrai precedentemente eliminato l'anima interna, il germoglio indigesto. Accendi il fornello e fai lievemente profumare l'aglio. L'aglio non deve soffriggere o diventare color bronzo. Metti le cime di rapa nell'acqua che oramai starà bollendo. Appena la verdura si è lievemente appassita, prelevala con una schiumarola e aggiungila alla padella. Inserisci i mestoli di acqua fino ad affogarla, per questo si chiamano cime di rapa affogate. Condisci con un pizzico di sale e cuoci a fuoco vivace, senza coperchio, girandole spesso. Nell'altra padella che vedi sto preparando il sughetto con i boccioli di cime di rapa per fare la pasta successivamente. Cuoci rigirando di tanto in tanto fino a quando l'acqua è completamente evaporata. Le nostre cime di rapa affogate sono pronte per essere assaporate. E come sempre, non mi resta che inviare un grandioso saluto da Nonna Picetto.